Stasera siamo al settimo articolo del nostro libro, della nostra Costituzione delle Piante. Abbiamo cominciato esaminando gli aspetti giuridici, abbiamo visto gli aspetti educativi, abbiamo toccato gli aspetti scientifici con Sabrina e poi gli aspetti educativi con Maria Teresa Gasparro. Con Eten abbiamo affrontato alcuni dei temi legati alla vita delle piante e alla fine con Oreste abbiamo toccato il tema della conservazione delle risorse, un tema molto delicato. Adesso, alla fine, tocchiamo un tema che è molto collegato alla nostra vita, alla vita dell'uomo. Il tema delle migrazioni. Il nostro articolo 7 parla della capacità di migrazione delle piante e lo collega appunto al diritto alla migrazione anche dei popoli sulla terra e spiega come questo sia legato alla nostra sopravvivenza, questa dinamica proprio, proprio alla sopravvivenza dell'uomo. Per approfondire queste tematiche, la persona più adatta ci sembrava appunto Maria Bacchi, in quanto esponente di un'associazione che si occupa del sostegno ai migranti. Oltre a fare questo, è anche una grande pedagogista, va detto, Ero. e quindi una grossa tradizione di ricerca storica, filosofica, letteraria, e adesso approfondirà il legame tra noi umani e le piante, con particolare riferimento alla sopravvivenza di entrambi a questo tema. Passo la parola a Maria, grazie della partecipazione innanzitutto. Posso chiedere una cosa prima? Scusami Maria, Ma posso chiedere una figurati. cosa prima che se mi dimentico? Io non ho mandato niente, c'è una scadenza per inviare un testo o qualcosa? Non c'è scadenza. Ah, ok, grazie. Prego, prego di nuovo Maria, prego. Allora, sono un pochino imbarazzata e per la presentazione un po' enfatica che ha fatto Bruno e perché non ho fatto in tempo a seguire tutto quello che mi recupererò attraverso le registrazioni. Le videoregistrazioni perché sono in un periodo in cui purtroppo le migrazioni mi stanno dando la testa, quindi quella delle piante. Quindi così insomma era è stata un po' purtroppo defilata. E ho letto molto volentieri e con molto interesse il capitolo che mi è stato affidato e come mi pare anche nel primo incontro che avevo seguito, mi sembra che proprio Corrado avesse parlato dell'uso delle metafore che fa Mancuso nel suo libro, e che è un uso molto interessante e qualche volta un po' provocatorio, che stimola la riflessione. Il pensiero critico, diciamo anche così. La cosa che mi è sembrata molto interessante era questo mettere in discussione, scardinare delle visioni scientifiche che gerarchizzano ciò che vive sul pianeta e questo mi sembra una cosa fondamentale su cui torniamo e proprio lo stimolo che viene leggendolo è la voglia di usare storia, storiografia e antropologia per decostruire le gerarchie che noi umani amiamo o non amiamo, insomma, tendiamo a costruire. Dicevo prima che Mancuso usa questo linguaggio a volte un po' ambiguo, un po' provocatorio e penso che lo faccia forse volontariamente. Ad esempio, lui dice: se qualcosa cambia nell'ambiente che li circonda, le piante devono obbligatoriamente essere più sensibili degli animali se vogliono avere delle possibilità di sopravvivenza, perché non hanno la possibilità di spostarsi e correre via.
A parte un flash improvviso su Hiroshima, cioè dove nessuno è potuto, o quasi nessuno è potuto sfuggire al bombardamento nucleare, ma però mi è venuto il dubbio di, siamo certi che gli animali abbiano questa possibilità di sfuggire, di spostarsi? Gli ex colonizzati, ad esempio, le persone che vivono in situazioni di conflitto o di povertà estrema nei paesi che sono stati colonizzati, le persone che tentano di arrivare da noi con una legislazione sull'immigrazione che è sempre più restrittiva, con qualche apertura che ogni tanto si apre e che poi tendono a richiudere le circolari successive. Con gli accordi sulle esternalizzazioni delle frontiere che mi metto davanti i dati, che ad esempio hanno provocato soltanto nei primi mesi, nei primi 4 mesi e mezzo del 2021, la morte di 500 persone nella rotta mediterranea, a fronte ad esempio delle 150 dell'anno prima, nel 2020. Con un aumento del 200% e 172 persone sono morte solo il 21 aprile. Questa possibilità di spostamento degli umani è qualcosa su cui bisognerebbe, su cui cercheremo di discutere insieme, insomma, perché è qualcosa che molto spesso costa la vita. Ho parlato del Mediterraneo, ma pensiamo alla rotta balcanica, pensiamo ai passaggi tra Messico, America Latina e Stati Uniti e così via. E poi mi viene in mente un'altra cosa che mi diceva Iaia, adesso vi dico che Iaia è come mio piccolo maestro, uno dei miei piccoli maestri, piccoli nel senso di giovani, ma non giovanissimi neanche, che è un ragazzo di origine senegalese, della Casamance del Senegal, con uno spirito critico che compete con il mio continuamente. E che ama molto mettere in discussione tutto quello che dico, ma questo mi piace proprio perché ho fatto l'insegnante, mi sono occupata di pedagogia e quindi penso che il dialogo critico e polemico sia qualcosa che genera. Ecco, ad esempio, proprio Iaio una volta mi ha detto, voi bianchi avete la mania di colonizzare tutto, anche gli animali. Ma si può portare in giro i cani al guinzaglio, mettete i pesci negli acquari, trattate i gatti come se fossero bambini. Dice, avete colonizzato persino gli animali. Dice, è proprio una malattia che avete. Cioè, questa... E pensavo, beh, Iaia non ha torto, ancora una volta non ha torto. E già che ci siamo, vi racconto un'altra piccola storia che forse qualcuno di voi forse conoscerà, sì, Nadia sì, perché è stata insegnante di Iaia e quindi l'avrà sentita. La storia di Alincito Ediatà, su cui Iaia ha fatto anche la sua tesina per la terza media, che è stata la prima figura della storia africana di cui Iaia mi ha parlato quando siamo diventati amici e così via. E Alincito Ediatà era una ragazza, peraltro poliomielitica, che viveva nata nella Casamance del Senegal, anche lei, che è un po' il mito di Iaia sicuramente, ma credo di altri giovani senegalesi che ti dicono è la donna, era una donna più forte di 10 uomini. E Alincito Ediatà, poco conosciuta e poco nominata, era nata nel 1920, era una lavoratrice povera, non era un intellettuale, non era una che apparteneva a famiglie nobili, era una persona che aveva un rapporto molto forte col misticismo e aveva delle visioni tipo Giovanna d'Arco che la guidavano. E si batteva per alcuni obiettivi, innanzitutto contro il colonialismo e si batteva perché i giovani senegalesi non si arruolassero negli eserciti che combattevano in Europa. Poi contro le religioni monoteiste,
diceva cerchiamo di rimanere fedeli alle nostre religioni tradizionali, alle nostre visioni, alle nostre credenze, non facciamoci condizionare dalle religioni coloniali. E l'altra cosa che ci interessa qua era una battaglia ambientalista molto interessante che Aline sosteneva tenacemente contro le monoculture, perché i colonialisti francesi in Senegal, non so, ma probabilmente altrettanto hanno fatto altri in altre parti dell'Africa, non francofona, tentavano di imporre la monocoltura dell'arachide, che per varie ragioni rendeva molto di più delle culture miste che la popolazione senegalese utilizzava, coltivava. E che per coltivare le arachidi c'era un uso di acqua e di sostanze che provocava un impoverimento del terreno che distruggeva le altre culture, come ad esempio quella del riso, che è un elemento fondamentale nell'alimentazione, oso dire, degli africani, perché quando dico africani dicono ah, quanti siamo, non generalizzare. Però in genere nell'alimentazione africana il riso è molto diffuso e diventava difficilissimo coltivare il riso se si coltivavano le arachidi. Quindi un'altra delle lotte di Aline era questa, e poi il metodo non violento, cioè lei diceva non spargiamo sangue umano. Opponiamoci, diciamo di no. Ecco, ovviamente i francesi hanno trovato molto disturbante questa figura femminile di questa ragazza, peraltro poliomielitica, insomma, quindi cioè veramente una figura straordinaria, bellissima. Cioè, non ho qui le immagini da farvi vedere, però era veramente, se la cercate su internet, cioè molto così, molto bella come immagine. I francesi non potevano amare, abbiamo trovato anche qualche documento d'archivio su internet, però non un archivio vero, dove si dice che lei è una persona molto pericolosa perché raccoglie intorno a sé movimenti d'opposizione che vanno tacitati, e la catturano e nel 1944, quando a lei viene, eccola qua, la bellissima Lynn, anche se non nudo, tra l'altro. Nel 1944 Aline viene portata in Mali e muore in carcere. Per ora non ci sono notizie precise se sia stata uccisa o se sia morta per le condizioni di detenzione a cui era costretta. Ecco, però, per dire che questo rapporto con gli animali e con le piante è in molte culture africane, quelle della Casamance del Senegal, ad esempio, molto forte e molto interessante, sarebbe anche da studiare. Un'altra metafora del linguaggio di Mancuso che mi ha lasciato così un po', è quando dice che le piante nomadi e avventurose, generazione dopo generazione, sono in grado di valicare barriere, scusate, colonizzare, dice, territori lontani e inospitali dietro la spinta inarrestabile della vita. Ecco, mi ha molto colpito questa parola, colonizzare territori lontani e inospitali. Mi è sembrato quasi, cioè, forse è provocatorio, magari poi ne discutiamo insieme, perché cosa significa colonizzare? Significa imporre modelli, ignorare caratteristiche di chi abita un ambiente per piegarlo a necessità economiche dei dominanti? Significa violare i diritti. Ad esempio, nel 1892, su Revue Scientifique, Marestin scrive: ogni popolo inferiore messo in contatto con un popolo superiore è fatalmente condannato a perire. Queste sono ciò che accompagna e le premesse della colonizzazione. Mi chiedo se gli spostamenti delle piante abbiano bisogno di prevedere queste forme di soffocamento dell'altro, non credo,
o di esproprio delle materie prime dell'altro. Beh, quando ero piccolina mi dicevano non tenere le piante in camera quando dormi, perché ti rubano l'ossigeno, ti tirano fuori anidride carbonica. Adesso le ho lo stesso in camera da letto, mi hanno detto che alcune lo fanno di meno, però insomma questa sottrazione violenta delle materie prime e dei diritti e dell'immagine dell'altro è ciò che il colonialismo ha previsto e che ha, come dire, realizzato attraverso una serie di dispositivi che fatalmente si sono riprodotti in tutti i sistemi dittatoriali e dispotici europei, il nazismo in primo luogo, cioè i modelli del colonialismo sono tecnici, militari, sociali, di razionalizzazione di tipo tayloristico del lavoro, legati ai sistemi di produzione capitalistica e hanno come presupposto la deumanizzazione dell'altro. Ecco, questo l'eugenismo, la sopravvivenza del più adatto e quindi del più forte. E il più forte è sempre quello che noi consideriamo altro da noi. E ecco, quindi mi chiedo come mai Mancuso ha usato questo termine, di colonizzare territori lontani come metafora per parlare della capacità delle piante di espandersi, di muoversi, di sistemarsi, di adattarsi, di spostarsi in ambienti molto diversi. Una possibilità che le piante hanno e che anche l'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, cioè dell'uomo, della donna, dei diritti umani, si dice oggi, del 1948, afferma dicendo che la libertà di movimento e di residenza entro i confini del proprio paese e il diritto a lasciare qualunque per farvi ritorno sono garantiti dalla Carta Universale dei Diritti degli Umani. Quanta violazione viene fatta oggi nel mondo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che spesso i giovani migranti e non solo si chiedono: ma che senso hanno? Perché queste carte, che riconoscono diritti, sono così disapplicati? Ecco, quindi una cosa che mi lasciava così un po' perplessa era quest'uso delle metafore, peraltro molto interessante, molto provocatorio, che ho trovato molto stimolante che fa Mancuso. Quindi, per fare un ultimo riferimento, vi pongo una questione che spesso mi viene posta dai miei amici stranieri, nel senso che me ne parlano, insomma, dico stranieri tra virgolette, ma che emerge leggendo anche i libri di Julia Kristeva o di Eva Hoffman: chi parte dalla propria terra, dalla propria casa, porta con sé il suo corpo, ma non porta l'anima. Spesso l'anima resta nel luogo da dove provieni. E ci vogliono anni per poterlo fare, per portare anche la tua anima dove sei, dove ti trovi sradicato, lontano dalla lingua, lontano dagli odori, lontano dalle appartenenze. Mi chiedevo, le piante, anche loro lasciano la propria anima, la propria sostanza, la propria essenza nel paese da cui, in cui sono nate? Vi ho buttato lì un po' di temi e poi mi piacerebbe discuterne insieme. Grazie Maria, il dibattito è aperto, prego. Avevi raccomandato di essere breve, vero Bruno? Sì, sono perfetta. Posso? Teresa? Prego, Teresa, prego. Cara Maria, devo dirti che io, come mi sono occupata all'inizio di detenuti di carcere,
E poi ho cominciato a occuparmi di migranti, non Ah. solo perché sono figlia di un migrante, perché anche se mio padre era notaio, quindi un migrante non certo come garantito, ma di migranti perché il carcere, io sono entrata la prima volta in carcere a 17 anni perché volevo fare volontariato, ho incontrato in un carcere femminile e il giudice di sorveglianza mi ha detto, ma in realtà le donne in carcere sono pazze, perché o uccidono il marito o i figli, oppure sono prostitute o zingare. Quindi lui mi suggeriva che era un manicomio il carcere Certo. femminile. A me, a 17 anni, comunque, al di là di questa cosa che vi racconto, perché sono avventure, sono storie della vita, io in carcere ho trovato essenzialmente migranti, c'erano zingari o stranieri già da allora. Le zingarelle non so, ancora vanno nei carceri degli adulti, perché mentre c'è la dimissione del carcere minorile, le carceri, le detenute, le piccole microcriminalità, eccetera, femminile, vanno in quello delle adulte. Ci sono altre situazioni di case famiglia. Poi allora, tanto tempo fa, mi sono occupata con un bel gruppo che si chiamava Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. La mia Ecco, associazione, sì. con la Nazarena Giorgella, con i quali La ho mia amica, condiviso. sorella, davvero la Con la conosci? Mena, ecco, sapevo e ti ho La detto perché loro Nena. sono bravissimi. Qual è il problema? Che il regime giuridico degli stranieri è complicatissimo perché si rifà a un diritto internazionale che sta cambiando, si rifà alla previsione di un diritto di asilo, come nella nostra Costituzione. Che è enunciato come l'uguaglianza, ma non c'è nessuna tutela perché il diritto di asilo ha un Articolo significato. 10. Allora, diritto di asilo, uguaglianza, libertà, conciliare democrazia con le riforme e diritti umani, articolo 2. Cioè noi abbiamo tutta la nostra Costituzione, peccato che la gente non abbia ancora capito che i diritti alle persone hanno un problema. Che le persone ancora per essere garantite non devono essere cittadini di uno Stato, perché i diritti di cittadinanza sono garantiti solo da uno Stato nel proprio territorio. Ecco che la cittadinanza deve essere globale, non può essere territoriale. Allora, perché mai noi dovremmo pensare che i migranti, che c'è il diritto di mobilità, che è stato il primo a essere espresso dopo Hiroshima e Nagasaki, Certo. dopo la bomba atomica abbiamo capito che riusciamo a distruggere il mondo, non si riesce a capire perché, e tutt'oggi la prima limitazione che fanno è sulla mobilità, privato, pubblico, sia di casa. Allora, io condivido con te che dobbiamo avere un rapporto con la natura e vi manderò il nuovo testo sulla Costituzione della Terra che ha scritto Luigi Ferraioli, perché finalmente apre di nuovo i diritti umani e i diritti fondamentali, che dobbiamo parlarne alla gente, perché il fatto che siamo persone vale molto di più del fatto che siamo cittadini di uno Stato. Cioè noi siamo soprattutto persone, poi siamo anche cittadini di uno Stato, poi se vogliamo. Allora, scusate, adesso chiudo subito perché io sono un po' prolissa, Ah, no. però, cara Maria, noi dobbiamo veramente fare squadra per la natura, perché il rapporto con la natura ci mette in mente una cosa, che la sovranità, primo capitolo del libro, non è mica un potere di egemonia, eh? La sovranità è una responsabilità che ci prendiamo sul territorio da condividere. È come se uno facesse un figlio, voi che siete tutti genitori, e pensasse che la paternità è avere un figlio sul quale decidere cosa fare nel futuro. No, tu produci vita per continuare la comunità. Ecco, se io non ho mai capito, mi sono un po' allontanata dal carcere e dalla migrazione per la complicazione, perché devi essere molto esperto, per dare garanzia, ma soprattutto perché non ti ascoltano. Cioè, a un certo punto noi dobbiamo farci ascoltare. Ecco che io cosa vorrei dire a Stefano Mancuso e ad altri. Facciamo un libro che parli di queste cose e promuova natura e persone, considerando che sono le parole che usiamo che le abbiamo tradotte male. Natura sono anche le persone, noi siamo la natura. Se noi abbiamo questo rapporto con la natura e cambiamo il rapporto tra persone e cittadini, non abbiamo capito niente. Cosa vogliamo insegnare ai nostri ragazzi? La cittadinanza attiva? No, l'umanità attiva io vorrei insegnare. Ecco, scusate,
sono molto arrabbiata perché muoiono un sacco di bambini, muoiono un sacco di migranti, il diritto di mobilità non è garantito a nessuno e noi non possiamo neanche fare niente. Guardiamo come quelli che avevano, vi ricordate che c'erano i gulag, no? Ma come i tedeschi, come la gente non sapeva cosa succedeva, no? Le giornate della memoria. Continuano a succedere queste cose perché ci sono ancora un sacco di gulag, un sacco di... E noi un sacco di come si chiama, di uccisione di popoli. E noi siamo lì e dobbiamo far finta di niente. Cioè, a Roma dicono che me stai a coionà? Ecco, io mi sento come se mi prendessero come un babà. E io che non capissi niente. Scusate, va bene, lascio, basta, No, stop. no, Teresa, grazie. Anzi, io trovo, a parte che il piacere di conoscere un'amica di Nazarena, detta Nena, e Nazarella dai migranti, no, Chissà come Nazarena gli piace. Gisella, è lunga, la chiamano tutti Nazarella, quindi c'è niente da fare. No, però, cioè, tu, c'è un... Ogni tanto io e lei litighiamo da sorelle Tranquilla, perché tutti litigano con Nena, anche caratterate, con non ti me, preoccupare. anch'io litigo con tutti, quindi andiamo perfettamente amiche per quello. No, cioè lei dice ma basta con questa benata dell'asilo. Ha ragione, perché l'articolo 10 della Costituzione che dice che dovrebbe, che è garantito il diritto all'asilo a tutti coloro che non possono godere in altri paesi degli stessi diritti di cui godiamo noi grazie alla nostra Costituzione, è un diritto che è inapplicatissimo. Ma perché le persone devono chiedere asilo per spostarsi? Perché fino a un po' di anni fa le persone che cercavano lavoro arrivavano. Ad esempio, nei paesi dell'area francofona, fino a, mi pare, i primi anni 60, potevano accedere in Francia per ricerca lavoro o per ricongiungimento familiare o così via. Un po' per volta, queste possibilità di spostamento che anche alcuni dei nostri bisnonni, non i miei, ma altri, insomma, mi ricordo il nonno di mio marito, no. Padre, mio marito era andato in America, poi preso da una grave forma depressiva, non ce l'aveva fatta, era tornato a casa appunto per riprendersi l'anima, però si poteva tentare, è vero che c'era Ellis Island, è vero che ti bloccavano, ma perché oggi non ci deve essere il diritto allo spostamento per ricerca lavoro, per cercare migliori condizioni di vita? E se non lo, senza bisogno di spendere i soldi per l'accoglienza, la richiesta d'asilo, senza che lo rischiare vite e torture in Libia, e su questa è la cosa su cui io mi incavolo di più quando penso che governi di destra e di sinistra hanno finanziato accordi per con governi che sapevano bene che erano quelli che stavano là, dietro alle mafie che facevano atti e torture degli esseri umani. Quindi già questo. Ma perché le persone non devono prendere un aereo nel paese in cui vivono, cercare lavoro, venire qua, scendere, mettersi in contatto con i loro connazionali, cercare lavoro? Non l'ho trovato, ho un permesso di soggiorno temporaneo così, torno l'anno prossimo. Cioè, beh, perché dobbiamo creare queste barriere? E capisco che una persona che fugga da una situazione estrema di guerra o che ha traumi fisici, psichici, che invece riusciamo a procurargli noi in Libia o in Croazia o in Slovenia. Ecco. Però capisco che questo tipo di persone possono avere diritto all'asilo e quindi a una particolare forma di protezione. Gli altri devono avere il diritto allo spostamento che è garantito dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Cioè, quindi proprio e poi il ricongiungimento con i figli, con la famiglia, non appena ti sei trovato un posto di lavoro e sei autonomo. Però veramente è un sistema che prima attraverso il colonialismo e la tratta degli schiavi ha espropriato, impoverito, distrutto questi paesi, deportato le persone come se fossero animali da fatica e poi esternalizza le frontiere. E chi è abbastanza forte da poter superare la Libia e il mare viene qua spesso per essere trattato come macchina da lavoro sottopagata, senza diritti, perché poi tutte queste situazioni di irregolarità legate a queste normative assurde, perché pensa alla regolarizzazione dell'anno scorso e così via, è gente che poi per disperazione si va a far sfruttare dovunque. Per non parlare delle donne che sono poi le più vulnerabili.
esposte a questo tipo di tratta e di sfruttamento. Quindi, cioè, stiamo continuando a praticare metodi coloniali di distruzione degli esseri viventi e degli esseri viventi in tutti i sensi. Pensate allo sfruttamento delle materie prime, non parlo del Congo e del coltan perché sarà arrivato alle orecchie di tutti, insomma, i bambini che lavorano in queste cose, ma uno dei ragazzi che seguiamo noi era arrivato nel 2016 e mi aveva raccontato dal Mali, mi aveva raccontato perché poi le persone giustamente non hanno voglia di mettere in piazza la loro storia subito. Dopo 2 anni che ci conoscevamo, mi ha detto: ma va là, quella storia là non era vera. No, dice che io da piccolino a 8 anni lavoravo nelle miniere d'oro ed erano miniere clandestine, cadeva, cioè, e poi, siccome continuava a morire della gente nella miniera, mio papà mi ha detto: meglio che vai via, e quando ho avuto 17 anni mi ha fatto partire. Queste sono le migrazioni, anche. Queste sono anche. Posso parlare quindi adesso? Posso intervenire? Sì, Gabriella, Ah, prego. ok, no, non sapevo se era aperto. È molto interessante tutto. Io avevo, prima di questa riunione, avevo letto il capitolo e avevo riflettuto da sola. In base alla mia esperienza e al fatto che l'immigrazione, io ho conosciuto l'immigrazione attraverso la scuola, insegnando, e l'ho conosciuta attraverso le bugie che la scuola racconta, e adesso cerco di spiegarmi meglio. Negli anni 70, 80, 70-80, ho conosciuto l'immigrazione interna, ossia bambini all'interno delle classi che venivano iscritti a scuola per gli spostamenti dei genitori che dal sud si trasferivano al nord. Ho insegnato in provincia di Varese e ho insegnato nel Veneto, e questa immigrazione era vista a scuola come un male, come proprio un ostacolo da tutti, non solo diciamo dagli insegnanti con chiarezza. Mi ricordo che una bambina nel Veneto scrisse: mi piacerebbe che sul Po crescesse, fosse messo fosse costruito un riparo, delle mura, fosse costruite delle mura con solo due buchi, uno perché possono passare le arance e l'altro perché possono passare i mandarini. L'obiezione dell'insegnante fu che bastava un buco solo, perché i mandarini sono più piccoli delle arance. Dunque, l'immigrazione è stata vissuta nella scuola come un problema. Non si può andare avanti nel programma perché ci sono troppi bambini che parlano a casa in dialetto, non si può insegnare tutto il programma in italiano perché ci sono troppi studenti stranieri. Sono tutte bugie che vengono messe a turno come giustificazione della impossibilità degli insegnanti di fare una lezione, di operare attivamente attraverso la scuola in modo che i bambini imparino la lingua, ad esempio, stando insieme. E questo io l'ho visto cambiare nel tempo, mentre prima l'immigrazione era l'immigrazione interna all'Italia, con tutto quello che ho conosciuto anche a Torino, dove c'era scritto divieto ad abitare per persone meridionali all'interno dei vari edifici, quindi non potevano entrare cani, gatti e bambini meridionali. Dunque, questa forma di razzismo strisciante che esiste nei confronti adesso dei persone che vengono da altri paesi, non italofoni, magari nati, bambini nati in Italia, è stato, come dire, coltivato proprio in un ambiente che si presume
venda cultura, ossia sappia fare anche dell'immigrazione, delle persone che vengono da altri stati, come dire, un'idea di cultura diversa e la porti in alto. Allora io ringrazio ad esempio il fatto che all'università io ho avuto come insegnante di storia medievale Gina Fasoli, grandissima, la quale ha fatto un corso monografico su Federico II di Svevia. Fare un corso monografico su Federico II di Svevia per la Gina Fasoli significava parlare di tutte le immigrazioni siciliane prima di Federico II. Significava raccontare che la Sicilia non è una terra dove ci sono siciliani, stop. La Sicilia è una terra di immigrazione che ha conosciuto anche immigrazioni feroci, le guerre puniche, ci pensiamo, ma di zone colonizzate. La Sicilia è, diciamo, un'unione meravigliosa di popoli che hanno vissuto in quella terra e che hanno in quella terra dato il loro apporto unico, perché ogni popolo è unico, ogni persona è unica. E quando ha parlato di Federico II di Svevia, ha parlato di arabi, del fatto che lui fosse poi poligamo, quindi che non avesse, di come poi alla sua, reggia poi si parlasse abitualmente altre lingue. Allora io mi chiedo, io so tutto questo e perché ho avuto occasione in fondo all'università di approfondire questo e di capire, e qualcuno mi ha aperto la mente, ma la storia del linguaggio italiano, la storia di tutti i passaggi degli arabi all'interno della nostra lingua non vengono mai ricordate. Ossia, la scuola prima di tutto è questo che secondo me dovrebbe fare, aprire la mente per connetterci con quello che noi abbiamo anche dato in modo violento, per carità, come impero romano, ma che abbiamo preso dagli altri fino a diventare quello che siamo, anche nella nostra miseria. Per cui io credo che la scuola abbia questo dovere. Mi dispiace parlare di scuola sempre, perché io sono solo scuola. Però quando si parla di cultura si dovrebbe parlare di scuola. Ma proprio in questi giorni degli insegnanti mi vengono a dire che avendo 10 ragazzini in classe che provengono da 10 famiglie straniere, tra virgolette, sono nati in Italia questi ragazzi, però non sanno bene l'italiano, dovrebbero anche al pomeriggio parlare italiano secondo loro. A me sembra, ma proprio che, dove, mi sembrano delle stupidaggini, scusatemi te. Ossia, la cultura dovrebbe trovare nella scuola luogo per espandersi, per mischiarsi, per comprendersi. E questo che io, questo che secondo me preme. In questi dagli anni 70 in avanti noi abbiamo perso la possibilità che la scuola fosse veramente la scuola di tutti. Il rischio è, secondo me, da quello che vedo, la scuola sia sempre più selettiva, senza dirlo, in una falsità di comportamenti, dove apparentemente dicono che sei arrivato a un certo traguardo, ma sostanzialmente solo una parte degli studenti viene indirizzata verso studi superiori. E muore così quello che è il senso della nostra cultura, che è fatta di culture plurima, perché se no non è cultura, se no siamo all'interno di piccole dimensioni culturali.
ma tutta la storia della nostra lingua ci racconta la storia di popoli che sono stati insieme a noi, la storia di popoli colonizzatori o che hanno sono stati colonizzati. E quindi c'è un dovere, secondo me, storico, geografico, linguistico, di portare avanti un discorso che non sia parliamo degli stranieri perché dobbiamo accogliere anche loro, parliamo degli stranieri perché nessuno è straniero. Quando si è dentro una scuola, se magari fossimo capaci di parlare altre lingue, magari mettessimo in discussione il fatto di parlare solo una lingua italiana o di studiare solo su un testo italiano. E quello che volevo dire è che proprio di stare attenti al fatto che è una questione politica anche a scuola, perché la scuola sia all'interno di quello che ha ricordato bene Maria, che ha ricordato bene anche del diritto costituzionale, perché la scuola sia all'interno di un flusso culturale degno di andare in un futuro tutti insieme, bisogna che cambi, che si cambi sguardo. Ho portato via troppo tempo? No, no. È molto interessante. Okay. Ho detto cose interessantissime. Se posso aggiungere, posso... Prego, prego. No, Gabriele, io ti ringrazio perché cioè, è un tema per me fondamentale. Sabato sono andata a Venezia con due ragazzi e siamo andati a San Marco e un ragazzo fa, ah, ma queste sono... Sembra una cosa, una moschea araba, e c'è questa ibridazione, poi i Mori di Venezia e poi il leone, e poi questa cosa, cioè guardava e diceva, ma cosa c'entrano con noi queste cose? Cioè, questo è evidente, il problema è che il nostro sguardo, lo sguardo dell'Europa non si è ancora decolonizzato e lo sguardo sulla storia, lo sguardo sulla scuola, lo sguardo sugli altri è una questione che io ho cercato di porre anche a un gruppo molto bello che lavora intorno a Clotilde Pontecorvo che è mia carissima maestra, ma questo problema di che storia insegniamo, abbiamo fatto una riunione sull'insegnamento della storia contemporanea così. Dobbiamo avere uno sguardo europeo, no, dobbiamo avere uno sguardo globale, sì. Dobbiamo avere uno sguardo globale, non possiamo dire dobbiamo avere uno sguardo europeo senza interrogarci su cos'è questo sguardo europeo intriso di non decolonizzazione dello sguardo e della storia. Guardate la toponomastica delle nostre città, io abito in via Lera, ho scoperto poco tempo fa, grazie all'amicizia con una ragazza albanese, che questo Giuseppe Tellera è stato quello che ha colonizzato l'Albania. C'era via General Maletti, sterminatore di popoli etiopici, insomma, cioè continuiamo ad avere tracce di una realtà di colonizzazione, di sottomissione degli altri senza averne la minima consapevolezza. Come arriva questo nella scuola? Che percezione avranno questi ragazzi che non vengono visti nella ricchezza, nella potenzialità che possono portare rispetto ai loro paesi? Non so se avete letto un articolo che per me è stato epocale, che è Frammenti di un'eredità negativa di Renate Siebert. Se volete ve lo mando. Renate è una grandissima intellettuale che alcuni di voi conosceranno. Lei è nata in Germania verso quando ancora c'era la guerra, è stata allieva di Adorno a Francoforte, poi a un certo punto ha fatto parte di tutti i movimenti di contestazione già nei primi anni 60 e poi Adorno le ha concesso di fare una tesi di laurea su Frantz Fanon e ha incominciato a muoversi tra Algeria, Sud Italia e poi non ha più voluto tornare in Germania per anni. E lei ha molto riflettuto sull'eredità negativa che l'Europa non ha elaborato.
ha lavorato lei è venuta, lei racconta in questo articolo dell'entusiasmo con cui aveva abbandonato la Germania ed era venuta in Italia, dove poi è diventata prorettore dell'Università di Calabria e così via. E poi si è resa conto, stando in Italia, della censura, cioè non so se vi ricordate quel documentario sul colonialismo italiano, Fascist Legacy, che è fatto dalla BBC, peraltro neanche da un gruppo di rivoluzionari anarchici, che la televisione italiana non ha mai trasmesso. È stato posto un pesantissimo veto sulla proiezione di questo documentario. Quindi, cioè, è un discorso enorme. Io lo volevo proporre quest'anno nel progetto di Onere della Conoscenza. Ma che scuola facciamo? Che storia insegniamo? Cioè, penso non solo al discorso della storia, ma penso anche proprio, come dicevi tu, a questi bambini che non vengono visti spesso nei gruppi di insegnanti quando ne discuto con loro. Ma i bambini di seconda generazione, i bambini migranti, come hanno vissuto la cosa del Covid? Ma come gli altri, ma cioè proprio non vedere la specificità, così come i bambini che arrivano qua con le adozioni a distanza. Altro problema, il colore della pelle, la storia, la memoria di un'infanzia, magari per 10 anni vissuta in una favela del Brasile o essere stati concepiti in Libia. Cioè, quanta consapevolezza abbiamo dell'alterità e quanta capacità di metterci in discussione come educatori, come adulti. Guarda, hai toccato un tema che secondo me è enorme, Gabriella, e io credo che sia assolutamente fondamentale porcelo. Posso dire una cosa? Prego, Eten. Una delle cose interessanti è l'idea di Mancuso che l'albero non si può spostare, non, naturalmente nei molti anni si spostano di area geografica, ma un albero lì sta e si deve far bastare quello che c'è in quel posto, no? Quell'acqua, le possibilità che ha lì. E io penso che il bioregionalismo che cerca di convincere le persone di farsi limitare dal loro luogo, di non usare il resto del mondo come una miniera e come un supermercato a disposizione, no? Ma di avere cura del loro luogo di vita e di farselo bastare, no? Invece l'Occidente colonialista e anche quello di oggi protegge il proprio tenore di vita e questo tenore di vita che viene tramandato nelle famiglie e viene tramandato anche nella scuola, no? Proprio in questa maniera, perché tu che sei di ceto medio e il papà fa l'ingegnere, eccetera, no? Sei in una situazione un po' migliore rispetto a questo bambino che arriva da altre parti e non ha la cultura del posto, eccetera, eccetera. Però molto spesso questi bambini di immigrati hanno i genitori che lavorano in un certo senso di più sul tessuto fisico di dove sono. Come per dire, tanti anni fa Gubbio ha fatto un incontro con tutte le persone di fuori. È stata una cosa molto carina, li hanno invitati al Palazzo dei Consoli, no? Che è un po' una doppia arma, è come per dire, vi invitiamo in questo posto bellissimo, ma noi siamo qui però dal 300. In ogni caso è stato un bel incontro e mentre si salivano le scale per andare alla sala del Consiglio Comunale, un professore molto gentile si rivolge a un ragazzo di Ecuador e fa: noi ancora più su, è al secondo piano la sala del Consiglio Comunale. E questo ragazzo fa: sì, lo so, l'ho imbiancato io questa scala, no? E ho pensato: sì, questo è molto carino. Il professore è gentile, no? Voleva essere accogliente. Però lui si occupa di cose un po' più astratte, un po' più lontane rispetto a Gubbio. Questo è arrivato dall'Ecuador, però qui sta, no? C'ha l'orto qua, ha imbiancato lui la scala del palazzo. In un certo senso,
questo desiderio più regionale è di dire, se ognuno di noi in Occidente si facesse limitare nella sua vita, nel suo tenore di vita, dal luogo dove sta, invece di comprare a destra e manca, forse ci sarebbe più spazio, non solo più spazio vitale, ma anche più spazio culturale per le persone che vengono da fuori. Perché tu che vieni da fuori, spesso sei quello che vive qui. Vivi qui in una maniera più terra-terra che non una persona, per dire, di Gubbio, di Perugia, che però insegna a Spoleto o fa il medico e va tutti i giorni a Rieti, fa una vita classico occidentale, no? Dove non si sogna di limitarsi, perché nessuno gli ha detto che ci vuole un limite alle cose. E questo, mi domanda, viene detto nella scuola? Viene suggerito che non è importante nella vita usare tutto quello che puoi avere, perché tu in quel momento hai soldi, senza considerare il benessere degli altri e senza considerare il benessere del mondo naturale. Questo messaggio qua, chi lo lancia? Qualche volta mi pare che l'unico che lo lancia è il Papa. Hai ragione. Questo mi dispiace un po', no? Cioè, sono contento che lo lancia pure lui, ma insomma. È vero, è vero. Bene, grazie. Nel 68 parlavamo del consumismo, adesso non è più di moda usarlo come parola, no? No, anche se consumiamo. Sì. Però no. Nel 68 eravamo un po'. Spero che quando si esce da questo lockdown che non si affrettano tutti ai negozi, no? È già successo. Però penso che molte persone hanno scoperto che si può fare a meno di tutta una serie di cose. Mm-hmm. No? Vero. Temo di no. Prego, Gabriella. Volevo aggiungere due cose, se è possibile. Ad esempio, io ho insegnato con molti ragazzini immigrati interni all'Italia e venivano anche da altri paesi. Mi sono sempre preoccupata per tutti i miei studenti di sapere il luogo di nascita, di conoscere un po' a fondo anche la loro vita prima, perché nessuno studente è solo uno studente. Se occasionalmente studente, ma tutti sono ragazzi, sono bambini, sono giovani. Quindi portano con loro, portano la loro storia. Quindi se uno deve insegnare, deve conoscere la persona. Secondo me prima ancora, o insieme, no? E proprio parlando in una scuola due giorni fa, mi indica una ragazzina che ha dei problemi, me lo dice una ragazza che è un'insegnante di una sensibilità estrema, però me lo indica e dice, perché lei è tra l'altro una ragazzina che fa già la seconda, dice è un testimone di Geova. Parlando semplicemente con lei nel giro di 5 minuti, viene fuori che invece lei è musulmana. Allora io mi chiedo, con quale superficialità si possa mettere insieme religioni così differenti, ambiti, territori. Cioè, è lì che noi manchiamo, ma manchiamo di umanità, non è che manchiamo solo come insegnanti, perché questo non è che ce lo possono fare nei corsi di aggiornamento, non è che, cioè, che un bambino porti dietro con sé la sua storia e che abbiano queste persone lasciato l'anima, io ci credo, ma l'anima la riacquistano nel momento in cui incontrano altri esseri umani che sanno prestare momentaneamente la propria anima, perché la loro anima lasciata nella terra lontana ritorni, perché
il nostro vivere quotidiano è fatto di piccole cose, è fatto di quotidianità, è fatto di riti, è fatto di oggetti, di cibo. E tutto questo fa parte anche del nostro bagaglio, del nostro anima. Ma tutto questo può essere anche, come dire, percepito da qualcuno che ci aiuta a ritrovare un filo che abbia senso. E credo che questo sia un dovere della scuola, perché la scuola fa questo, oppure ha perso completamente la capacità di legare insieme in una classe persone che devono apprendere non per andare al classico, allo scientifico, chissà dove, o quale università di prestigio, ma per apprendere a diventare esseri umani adulti, responsabili, capaci di parlare molte lingue, ma anche semplicemente a gesti, perché noi come esseri umani dobbiamo prima di tutto saper comunicare. E la comunicazione fa parte di un linguaggio animale. E il linguaggio animale lo dice la parola stessa. C'è l'anima dietro. C'è l'anima che accoglie, non c'è l'animo. Non c'è l'animus maschile, come direbbe Bachelard. No, c'è l'anima che accoglie. Dunque, è questo. Ho paura che... quello che io colgo così, andando in giro, in questa classe ci sono dei problemi, e non capiscono che ognuno ha dei problemi, dimenticano anche quel bambino che parla sempre, chissà quali problemi avrà loro. E vedono un problema, non vedo il bambino, ma se tu vedi un bambino, ma che se ne frega del problema? Scusate, ma perché i bambini sono prima di tutto il futuro? Ecco perché ne voglio parlare, ecco perché a scuola questo deve essere... E ci deve essere una sensibilità diversa nel nuovo insegnante. Ho portato via troppo tempo? No, assolutamente. Il tempo ce l'abbiamo. No, mi... Io purtroppo non lo so molto, perché lo sai che ho le ore contate. No, hai detto una cosa che tu e altri che mi ha colpito, il discorso che c'è un discorso di umanità che viene prima della cittadinanza attiva, viene prima, direi, della famosa educazione civica. Che con questa educazione civica hanno fatto tanta attualità, ma hanno dimenticato l'umanità, hanno dimenticato proprio. Speriamo di ricucire questo discorso il 22. Dai, sai che hai un gruppo per trattare proprio di questo. Ok, dopo poi mi dirai bene di cosa devo trattare, perché certo. Comincio ad avere delle confusioni senili. Ma va là, parli perfettamente. No, una cosa vero, che volevo vero. Chiedervi io... c'è a un certo punto del capitolo Mancuso che parla del rifiuto di accogliere gli ebrei nel 38 da parte delle nazioni occidentali e lo collega col rifiuto dei migranti di oggi. È solo un rifiuto del diverso o c'è sotto una cultura del rifiuto, sotto, nella nostra Europa democratica? Pongo questo dilemma, mi pongo. E vi pongo. Prego, Antonietta. Io volevo dire, mi sono venute in mente diverse cose, quindi le dico così anche in maniera con confusione. Prima di tutto mi è venuto in mente che quello che mi diceva una persona che conosco, che diceva guardandoci, andando per la strada, cioè tu vedi Rimini, vedi anche le campagne vicino a Viserba, così, dove ci sono le persone che lavorano nei campi, no? Però guarda caso, le persone che lavorano nei campi sono tutti neri. Non c'è più un bianco che lavori nei campi. E questo signore mi ha fatto... Cioè, ormai ti sembra una cosa ovvia, ma non lo è. E mi ha fatto pensare questo signore che mi ha detto non è cambiato niente rispetto a quello che veniva fatto tanti anni fa. Nei campi, cioè le mansioni più umili, le cose, i mestieri più umili vengono fatti dagli immigrati. Quindi vedi... che nei campi lavorano i neri, nelle cucine dei nostri alberghi lavorano i neri,
oppure nelle camere lavorano le persone che vengono nere o che vengono dall'est, comunque persone che sono pagate molto meno. C'era un signore che diceva, un albergatore che diceva: ah, io mi posso permettere di avere non so quanto personale, perché tanto lo pago molto poco. Pagava 5 euro all'ora, ma poi senza che tenere in regola. Quindi, ecco, questo quindi non è cambiato nulla. Questa è una cosa. La situazione nella scuola. Io in questo momento sono molto arrabbiata, ma molto arrabbiata. È il mio ultimo anno di insegnamento, voglio sperare proprio che sia il mio ultimo anno di insegnamento, perché non riesco più a sopportare l'ambiente in cui sono stata per 10 anni. E adesso comincio a mandare a quel paese un po' tutti. Prima di tutto, perché dico che sono arrabbiata? Perché in una prima elementare, alla fine della prima elementare, si vuole bocciare un bambino. Guarda caso, però, questo bambino è un bambino italiano, è un bambino nato in Italia, però albanese. Ma da chi viene la richiesta? Viene dalla madre. La madre vuole che venga bocciato il suo figlio perché ha paura che non riesca ad affrontare la seconda. Quindi si sente sempre più a disagio rispetto agli altri bambini che sanno di più. Allora, in questa classe non è vero che tutti siano dei geni, ce ne sono tanti altri che non sanno come non sa lui alcune cose. Allora, siccome viene dalla mamma, quindi si può bocciare. E dal momento che sembrava una cosa molto, molto facile, e io quest'anno entro nelle classi con poche ore, e io però mi sono consultata tante volte, molto spesso con Gabriella per dire: tanto devo avere un appiglio a cui, insomma, a cui tenere bene, a tutti pensarne. Insomma, io ho fatto e ho obbligato in modo tale che il bambino non viene bocciato, anche perché il bambino comunque ha imparato a leggere, a scrivere, a contare, lo farà bene o male, però ha imparato, non è che non abbia imparato. Ecco, questo è un altro per dire del fatto che molti insegnanti considerano il bambino che non è seguito a casa, che non ha la possibilità di avere l'adulto dietro, e quindi molto più debole, immaturo, perché questo bambino, quando va a casa da scuola, dorme 2-3 ore. E allora è come un bambino della materna, non di una prima elementare. Cioè, questo qui a me sembra di sognare, insomma. Invece un bambino che, dopo aver fatto un dettato lungo e la maestra gli ha chiesto un'altra cosa, lui ha detto: no, io non lo faccio perché sono stanco. Ed è stato l'unico ad essersi ribellato. E la maestra ha detto: come si è permesso di dire che era stanco? E quindi quello che doveva fare l'ho dovuto fare un altro. E io gli ho detto: e ha fatto male l'altro farlo, perché doveva farlo lui. Se lo doveva fare, lo mandava a fare un giro, poi rientrava e lo faceva. No, non lo voleva fare. Si vede che non sei stato in grado di farglielo fare. Però poi io dopo vado in attrito e occhio. Ecco, questo è un altro motivo per cui sono arrabbiata. E un'altra cosa invece che io voglio vedere, dico invece per contrapposizione col nostro modo di fare, il nostro modo di muoverci, è: io ho una famiglia di senegalesi che è sopra di me ed è una famiglia a cui ho affittato la mia mansarda. E quando la mamma doveva partorire, e questo qui è successo sotto le vacanze di Natale, e purtroppo è successo durante la notte, e loro hanno lasciato il bambino a casa da solo. E durante le 3 di notte mi sono sentita suonare il campanello, perché il bambino si è svegliato, ed è venuto, fortuna che è venuto da me, e quindi poi l'ho messo a dormire
nel divano in casa mia, ecco, e abbiamo aspettato il padre. E naturalmente io ho avvisato. Cioè, per dire che il fatto che per la famiglia senegalese e per i senegalesi, almeno questo io l'ho imparato, cioè tutte le persone che sono attorno contribuiscono all'educazione e aiutano chi ha bisogno, aiutano in questo caso, aiutano la mamma che in questo caso, e anche il padre che in questo caso avevano bisogno di lasciare qualcuno. È logico che magari per noi italiani, o anche per noi, noi diciamo, ma come, l'hanno lasciato da solo e non hanno detto niente nel mezzo della notte? Ma questo bambino che ha 6 anni è rimasto impaurito, però ha saputo dove andare, ha saputo che c'era qualcuno che lo poteva accogliere. Ecco, questo è un'altra cosa. E poi invece per riferirmi invece alle piante, io sto leggendo un po', oltre a questo qui, sto leggendo anche Verde Brillante, ho letto Plant Revolution e mi sono appassionata sempre di più e quindi sto sempre più pensando che educare anche nella scuola, educare i ragazzi a pensare come possono pensare le piante, quindi a essere molto più collaborativi. Non sapevo che le piante intrecciassero le loro radici per sostenersi. Non sapevo che, ad esempio, ci sono delle piante che intrecciano anche le loro chiome e invece piante che rimangono lontane. Non sapevo che ci fossero... si parla di impollinazione, ci fossero particolari, oppure lo sapevo, l'avevo dimenticato, particolari secrezioni in modo tale che il fiore sia prelibato, quindi sia desiderato da parte degli vari insetti impollinatori. Ecco, non sapevo tutte queste cose mi affascinano. E queste cose però ci possono parlare, ci parlano sì delle piante, ma ci parlano anche di come noi possiamo affascinare l'altro e quindi renderci più dolci e più umani nei confronti dell'altro. Per fare in modo che le persone si avvicinino a noi e quindi contaminarmi del nostro polline, diciamo, di quello che noi possiamo dare, o di positivo, anche poco, in modo tale che queste nostre idee vengano disseminate. Ecco, questo, scusatemi, ma... Grazie, Tonietta, bello. C'è qualcun altro che interviene? Io purtroppo ho i minuti contati. Niente, allora... Devo andare. Allora... Io vi saluto. Sì? So che ci dobbiamo vedere il 12. Sì, post-domani, sì. Post-domani e ci dobbiamo vedere il 22. Ascolta sì. Bruno, ci vediamo un po' troppo. Sì, cominciamo a parlare. Lavoro, lavoro. Le male lingue cominciano a parlare. Voi vi dovete vedere il 22, non voi due vi dovete vedere. No, fa parte dopo, dopo lo dirà. Perché okay. Questo viene registrato, anche questo, tu pensa. Anche questo viene registrato. Speriamo che lo cancelli. Comunque vi saluto. Ok, se volete la chiudo la registrazione. Ma sì, no, aspetta, okay. Un secondo. Okay, okay. Proporrei prima di chiudere alla Maria Bacchi di tirare le conclusioni, dai. Esatto, esatto. Maria, una riflessione conclusiva. No, non ti sentiamo. Il microfono, Maria. No, l'ho visto. L'ho visto. Era perché andava e veniva per gli altri prima, quindi non volevo... No, conclusioni mi sembra che sia impossibile ricavarne. Mi venivano tanti pensieri, soprattutto quando si parla di scuola, di consumi,
su come in qualche modo si stiano industrializzando su un modello capitalistico anche gli esseri umani, anche la natura, e quindi con una, cioè prima mi sembra Gabriella, ma anche qualcun altro accennava alla difficoltà del riconoscimento della singolarità dei bambini. Ma certo che non li si vede, perché devono rientrare in casistiche, devono essere classificati, devono essere valutati, devono essere stabiliti, devono essere patologicizzati, dis, iper, ipo. Dio mio, una volta, cioè lo dicevo una volta con i miei scolari, cioè per me una volta l'era un farabir, non era un ipercinetico. Cioè lì erano i bambini che c'era una pozzanghera, ci andavano dentro, facevano una capriola per irresistibile attrazione verso il gioco, la trasgressione, l'avventura, l'esperienza corporea con l'acqua, col fango, che è sana, salutare, che è, ti permette di sviluppare la tua personalità. Oggi tutto ha bisogno di quell'operazione di appiattimento dell'essere umano sulla macchina, sul sistema produttivo, sulla funzionalizzazione ai tempi dello sfruttamento, per cui c'è bisogno di manodopera. Allora ben venga il migrante, ho fatto fare una recita al povero Bruno che ha dovuto leggere un vocale che mandava un signore, un artigiano molto quotato degli altri. Io li prenderei, ma i miei clienti non li vogliono, anche se sono nerboruti e possenti, ma sono poveri, guardano, guardano, guardano e rubano. Cioè l'altro va bene se non lo metti a contatto con te, che sei possidente, che hai la casa con la piscina, come lui raccontava, e così via. Perché può desiderare. Può desiderare le tue cose, quindi va bene come macchina da sfruttamento per un sistema che si basa sullo sfruttamento, in particolare dei migranti, ma anche degli italiani che hanno meno possibilità. Cioè, quindi è un sistema, adesso io lo butto giù un po' così forse, però è un sistema dove il modello capitalistico genera sfruttamento, alterizzazione di tutte le diversità possibili, cioè le varianti che ci sono nell'essere umano, nel bambino, nell'adulto, cioè non vengono viste come ricchezze, ma vengono viste come deroga dalla norma, ed è la norma invece che deve imperare, perché è lo stesso succede nella medicina e nei servizi sociali, credo. Qual è più il medico che vede la persona? Vedi l'organo. Cioè, mio marito era medico e proprio lui mi diceva quanto negli anni fosse cambiata l'approccio al paziente come persona intera, con una storia di patologie, con somatizzazioni, con sensibilità particolari. Cioè, e adesso invece vai dal medico, non ti visita, non ti ascolta, ti fa fare le analisi oppure ti fa fare le radiografie. C'è proprio questa perdita di centralità del soggetto. Io credo che provochi un livello di frustrazione, soprattutto nella scuola, nei giovani. Cioè non essere visti, e non si è visti in parte perché si è classificati e in parte perché mancano quelli che Ricoeur chiamava i percorsi del riconoscimento. Cioè questa cultura della reciprocità dello sguardo, del desiderio della comunicazione, perché? Perché ci sono le gerarchie, perché ci sono i poteri da raggiungere. Quindi io trovo che tutto questo sia qualcosa che avrebbe bisogno di una risposta anche politica, culturale, perché è vero che l'ignoranza genera, come diceva qualcuno di voi prima, cioè questo scambiare il bambino testimone di Geova col bambino musulmano veramente da barzelletta, insomma, cioè però è mostruoso, cioè, quindi da un lato l'ignoranza e dall'altro proprio la incapacità di creare traiettorie di sguardi tra noi e l'altro, che può essere il vicino di casa o
E questo io trovo che questa deumanizzazione che stiamo vivendo abbia bisogno di risposte politiche anche, risposte culturali, ma quelli che... C'è un antropologo che si chiama Dossousas, non me lo ricordo bene il nome perché l'ho scoperto da poco tempo, che parla della necessità di attivisti competenti. Ecco, credo che ognuno di noi, al di là dell'età, debba sforzarsi di diventare un attivista competente, perché altrimenti io credo che non abbiamo un futuro molto bello né per noi né soprattutto per i giovani che oggi circolano per le nostre città e per il mondo, stranieri o italiani che siano. Quindi la competenza, ma anche un senso politico della realtà. Susa Santos, grazie Santa. Il diritto come emancipazione, il diritto come emancipazione. Brava Santa Teresa, che mi hai ricordato, Susa Santos. Aspetta, deve finire la beatificazione, poi ne parliamo. Grazie della bellissima serata, grazie Maria dei tuoi contributi e del bel dibattito che c'è stato. Grazie a tutti. Arrivederci, alla prossima, mi raccomando fra 2 settimane con Gian Corrado. Grazie.